Viva la pa cotal forno. Mamma mia! Space Valley, reverence to all the valley. Oh yeah, boy. Oh boy. Ma perché parli americano? Qui dall'Italia, la patria della pasta, che ripetiamo per chi non lo sapesse, si cuoce mettendo a bollire l'acqua e una volta che bolle ci si butta dentro la pasta per il tempo di cottura indicato sulla confezione. Sentiamo tutto il tempo leggende di come questa tradizione, che non è una tradizione, è una regola, venga sfangata. Americani che usano la pentola a pressione, i polacchi che la prendono a sculacciate dalla mattina alla sera, lanciano i panchetti. Però, e poi vado via. Magari sono dei geni. E proprio per questo oggi andiamo a sfatare questi miti, a cercare di testare questi metodi alternativi. Confermiamo, ma non solo, perché oggi ne cerchiamo anche di più sofisticati, di più scientifici, di più Space Valiani. Come al solito, prendiamo i confini e li sfondiamo. Bravi, applausi, incoraggiamento. Compierà di sicuro qualcosa. Metodi alternativi per cuocere la pasta. Pentola a pressione. Come se usa una pentola a pressione? Prima domanda. Se la sanno usare gli americani, che sono dei cani in cucina, noi italiani dovremmo volare. È un coperchio che diventa pari. Scusa, passami il coperchio. Ma possiamo cuocere la pasta? Ma una fammi vedere il coperchio. Primo piatto di pasta che prepariamo quest'oggi, ispirati dalla cucina estera. E poi, quando fanno la pasta con la pentola a pressione, la definiscono pasta cotta all'italiana. Buttano la pasta e ci mettono direttamente l'acqua dentro. Io non ho idea di quanto ce ne vada, andiamo ad occhio. Metti un altro po' di pasta. Chiudi. Yeah! Ok, cominciamo a cuocere quando sentiamo che va in pressione. Accendi! È staccata? La butto su al massimo, No, massimo no, metti 8, dai, 8. Vado al massimo. Dai, 8. Ora aspettiamo un pochino che faccia pressione, la pasta si cuocia all'interno e poi assaggiamo. Ma è normale che faccia così, raga? Ho aperto un pochino, che è duro. Ragazzi, cioè, siamo alla prima manche, stiamo usando una cosa che usano ovunque. A pensare che alla fine del video cuoceremo la pasta con una lavatrice, io inizio a tremare. Ma siete scemi? Apro? Apri la valvola. Oh, è tutto. No, riapri, deve schiattare. Mica sento che sei entrato. Oddio. Voi che magari sapete come si usa, scriveteci per curiosità che cosa abbiamo sbagliato qui sotto nei commenti, grazie. Vai Cesi, corri. Allora, tieni la ferma. L'acqua non c'è più, è completamente evaporata. Non c'è più l'acqua. E la pasta è diventata gonfissima. Guarda lì, che canotti. Adesso assaggiamo. Pensate che la gente all'estero la mangia così, pensando che sia all'italiana. Ma mo' che canocchiali. Posso dire che è molto affascinante come strumento, però la pentola a pressione. È vero. Completamente. Sa di squishy. Mixato al caucciù, l'albero della gomma. Tofu. Tofu, sembra tofu. È vero, è tofu. Questo metodo di cottura funziona? No. Forno. Ma si può definire pasta al forno? No, non è pasta al forno. No. Pasta al forno è quella che ci faceva nonna. Il forno, se ci pensi, è questa stanza che raggiunge la temperatura che vuoi. Tu metti 100, lui si scalda, metti l'acqua, inizia a bollire con la pasta. È fatto. Quindi semplice, dice. In teoria sì. Farei un piatto. E rovesciandolo. Vai a mano. Vado a mano. Che... Dai, c'è. Anche uno dentro, se vuoi. Quanti questo grandi... è già una porzione. È già una troppa. La pasta. È che si lesserà tutto. Stai dritto. Non lo so. Ma saliamo anche un pochino. Sì, dai. Salate. Vabbè, siamo italiani. Ma no, ma dai, ma scusa. Nice, ma è zucchero questo, non è sale. Come scritto sulla confezione, cuociamo 9 minuti e abbiamo deciso di regalargli 150 gradi. Ma di solito non è 180 gradi. Che cosa? La vita. Cioè, lo standard. Di cottura al forno? Sì. Tutto a 180. Poi io metto sempre tutto a 180, ma sarà per quello che metà delle robe mi si bruciano. Può essere. È già caldo. Vado. In forna. Ventilato, mi raccomando. È super ventilato. Ci vediamo tra 9 minuti. Abbiamo aspettato 9 minuti a 150 gradi e sapete che cosa è successo? Niente. Niente. È questo il problema. Infatti abbiamo alzato la temperatura del forno e aspettato qualche minuto in più. È tempo però di sfornare la nostra pasta asciutta. Si mette delle patatine fritte, Tira fuori. Perché lo devo fare io anche tu. Anche tu hai la presina. C'è una presina da scemo. No, lo fa. Ah,
vuoi svalutarmi così? Ah, che fango che sei. Allora, come fa la canzone Fango di Jovanotti che non mi ricordo? Fango, 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 fango. Sta andando a fuoco. Sembra un geyser islandese. Cavolo, fa proprio odore di pasta. Tieni una forchetta, Cesi, e assaggiamo. È smollissima. È smollissima. Sì, è depressa. Non è scotta, ma è molle ma allo stesso tempo al dente. Come? Tu la metti in bocca, come? Sembra cotta perfetta e dopo un po' diventa purè. È tipo un marshmallow. Vado a provare un attimo, Nick. Ma dai, vieni, Nick. Non so dirti se è meglio o peggio, è proprio diversa. Ma non è assolutamente sbagliata. Vieni, Nick. Vieni, Nick. Mangia, Nick. Mi sento un po' forzato. Ah? Rivelazione? È una pasta normale. Grande, Nick. È buona. Cioè, tutto sto discorso per differenziare le cose e creare un fammi po' di... fare. Te ne vai via, ma cosa? Vai via. Sembra purè, buono. Portate fuori Nicolas dallo sicurezza, per favore, grazie. Questo metodo di cottura funziona? Sì, sì. Teiera. Se questa cosa dovesse funzionare sarebbe super comoda perché ti sta esattamente una porzione dentro il filtro, mettete direttamente l'acqua a bollire, poi potete anche bere il succo che rilascia alla pasta. Che schifo. Appa. Take the water. Deve essere chiaramente bella piena perché il filtro è alto fin lì. Praticamente stiamo facendo la pasta come la farebbero gli inglesi, se non ci copiassero. Sì, alle 5 di pomeriggio. È l'ora della pasta. Quando è l'ora della pasta? Scrivetecelo nei commenti. A 500.000 mi piace, istituzionalizzo. L'ora della pasta. L'ora della pasta in Italia. Cioè, se dovesse funzionare, dovesse cuocere la pasta, magari al posto dell'acqua ci puoi mettere direttamente un sugo. Tu sei un cretino. Yeah. Un cretino. Oh! 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 Wow! Chiude! Chiude! Sacca! Perché finisce sempre così? Sacca! Mangia a tavola! Oddio! Voglio le pinze, voglio estrarre con le pinze. Alzalo un pochino. Sì, ma non è del plutonio, Cesare. Lo prendo da sotto, lo prendo da sotto. Dai, piccolo. Ok, aspetta! Però questo sarebbe quasi da provare ad assaggiare perché magari è una buona tisana, eh? Svuota. Beh, è curioso. Un torrione. Un po' troppo al dente. Sarebbe dovuta restare un pochino più lì. Invece nel punto in cui era più in alto, in superficie, non si è rimasta niente. Cruda. Ludico e anche comodo, però inefficace. Questo metodo di cottura funziona? No. No. Microonde. Are you ready for party, microonding? Microonde teoricamente dovrebbe battere qualsiasi cosa. Tempi. No, ma secondo me verrà fuori. Cioè, si cuocerà velocemente, ma verrà fuori una colla. È acqua di fonte? È acqua che viene direttamente dalla fonte spaziale. Di Bellero sì. Fonte. Chi era Bellero Fonte? Fratello di Belen Rodriguez. Apri il microonde. Ma che cosa è esploso qui dentro? Cioè, ci sono schizzi di pomodoro ovunque. Ah. Le tue zuppe. Secondo me è la volta che ho preso i fagioli del cowboy. Metti dentro! Perché non mettiamo un uovo in microonde insieme alla pasta? Così? Quanto per sport, per favore. Carbonara, ma... Poi ce lo lanciamo. Per me 10 minuti. Vai 10. Un minuto per far bollire l'acqua e 9 minuti di cottura della pasta come segnato in confezione. Ci vediamo tra poco. Ale! Attenzione che scotterà di brutto il piatto. Oh! Premessa! Gli altri metodi che abbiamo provato sono un pochino più convenzionali. Tipo la pentola a pressione l'hai sentita nominare tanto nella tua vita, sì, che la usano, sì. Mentre il microonde è proprio Space Valley. Stiamo mettendo del nostro in una tradizione italiana. Posso dire una cosa? Sì. Li ho visti, sembrano dei cannelloni. Facciamo vedere? Sì. Aspetta che prendo il guanto di protezione. Mi sembra un po' troppo negativo, certo. Non c'è neanche più acqua, si possono mangiare qui dentro. Tieni. Sarà molto fino all'assaggio. Hai appena parlato. Hai ragione. Non è invitante l'acqua che c'è sotto, però, a me è perché è veramente tanto torrida. Ma è l'acqua di cottura. Buon appetito. Fire! È al dente perfetto. Sì, è perfetta. A me piace un pochino più cotta. Però l'italiano tipo piace. E io invece sono fan della pasta al dente e vi dico che questa va benissimo. L'italiano con il bicchiere di Lambrusco davanti la mangia al dente. 10 minuti, zero difficoltà, un solo passaggio. Grande microonde! Grande microonde! Grazie microonde! Questo metodo di cottura funziona? Sì, sì! Padella! Ma dici che qualcuno lo fa? Sì, lo fanno tutti insieme, fa la carbonara in padella. E poi per testare la cottura della pasta la lanciano contro il muro e se si attacca è cotta. Sono quei bastardi lì. Proviamo con la tazza se è cotta. No, no, dobbiamo fare un altro viaggio a tazza. Ti vedo in carenza di carboidrato, Cesi. Qui farei un piano unico di pasta, no? E uno strato sottile d'acqua. Leggero, leggero. Tipo così, basta. Poi pimpiamo il fornello al massimo. No, non hai imparato dagli errori?
Evidentemente no. Metti tipo... Io farei 7. Una via di mezzo, secondo 7. Me è 9. No, metti 7. 7. Quanto aspettiamo? 40 minuti. 7. 50 minuti. A 70.000 minuti mi faccio calvo. Anticipo gli anni. Non c'è tanto da anticipare, Vuoi vedere cosa so fare? Lo sai fare, Nelson. E se lo faccio? Se lo fai, ti do un bacino. Eh? Ne ho visto uno uscire. Siamo intorno al tempo di cottura. Sulla scatola segna 9 minuti. Non abbiamo tenuto il timer e siamo intorno ai 10. Io l'ho tenuto mentalmente. L'ho contato. Hai contato? Diciamo che sono è un orologio umano. 12.5. A prescindere, questo poco importa perché non c'è più l'acqua dentro. E si è anche tutta incollata. Ma scusa, se tu ribalti la padella si stacca qualcosa. E questa è la nostra porzione. Ciò che ci concede la padella. Com'è? Tremenda. Forse la più cruda che abbiamo assaggiato finora. Per cassa di formaggio. Ci sarà un motivo perché non cuociono la pasta in padella. Non è poi così male. Nash, mi sa che... Oh! Questo metodo di cottura funziona? Sì! No! Lavatrice! Aspetta che sto cercando di voltare la faccia a 360 gradi come l'esorcista. E ce la sto facendo. Oh, porca, ce la sta facendo veramente. Zozza, guarda che sono un gufo. Io avrei cotto la pasta senza busta, ti dico la Ma verità. Come fai? A costo di mandare a quel paese questa lavatrice. Tipo esegetta. Perché secondo me quella lavatrice possiamo farci un altro video. Tipo? Non ti piacerebbe vedere se riesce a cuocere altri alimenti? Tipo un cotechino, tipo un salame, tipo Nicolas. Lo potremmo fare a quanti mi piace? Farei a 10.000. Perché lo vuoi fare molto? Perché tanto lo facciamo. A 10.000 mi piace. A 10.000 mi piace facciamo questo video. Vabbè. Però poi, più avanti. Apriamo, butta dentro. No, raga, abbiamo collegato la lavatrice alla corrente. Pit stop, corri Nicolas! Nick, ma ci arriva la prolunga, Nick. La prolunga. Questo potrebbe essere... Esci intanto. Sto provando! Il metodo veramente space alien. No. Abbiamo cotto cose con il ferro da stiro, il microonde, la piastra. Ma... Con la lavatrice mai. Mai, ma perché noi non facciamo mai la lavatrice nemmeno quando siamo a casa nostra. Andiamo al pozzo della nostra città e con il bel saponone, quello grosso di Marsiglia, sguriamo. Metti 70 gradi. Allora, con calma perché la mia non è così. Metto sport light, speciali, jeans. Aiuto! Quella lì è zona 20 gradi. Con guarda. Con prelavaggio 90 gradi. Quello, vai, uno, infatti, è l'uno, via. Aspetta. Ma spero di aver aperto il tubo dell'acqua. Frank, qui non sta uscendo niente. Vai, corri. Frank! Come la spengo? Là in alto. Là. Oddio, no, Cesare. Stacca la corrente. No, non staccare la corrente. No, non staccare la corrente. No, adesso devi aspettare. Ma scusa, se uno ha urgenza di prendere dei calzini, ma come fa? Scusa, deve sfondarlo, bla, ma come funziona? Ma ti esce l'acqua addosso. Ma che acqua? Tirati dei pugni, Cesare, sicuramente funziona. Sono passati 20 minuti, Frank. Ok, forse non era vero. Sai cosa facciamo, Frank? Oh, bravi. No. Cesare, che rimedi, vai. Chi se ne frega. Vai, Cesare, un colpo dritto sullo blò. Sta scaricando. Cos'è lo zoccolo? Una levetta posizionata sotto lo zoccolo. Forse lo zoccolo è lui. È diventato un episodio di Tom e Jerry. Aspetta. Ok, è andata! Apri, Cesi. Ci ha fatto sudare sta pasta. Come se l'hai mangiata. Se non si è cotta. Oddio. È tutta bianca. Sembra pasta alla panna acida. Al formaggino mio scaduto. Sembra veramente cosa? Pasta al formaggino. È morbidiccia fuori, tipo flaccida, e dura nel cuore. Sa di pelle di vecchio. Secondo me, lasciandolo andare a lungo, facendogli fare dei cicli lunghi. Beh, la buttiamo dentro e la facciamo star lì 10 Vai. Ore, dai. Vai, Molly. Fai la brava. Stasera abbiamo la cena, ragazzi. Bella puledra e via. Questo metodo di cottura funziona? No. No. Ah! È stata dura, ragazzi. Aspetta che rallenti, dove le ragazze impazzì. Sì. Dicevi scusa? Non mi ricordo più, mi ha interrotto, non mi ricordo più. Abbiamo rischiato grosso, sì, è stata molto dura oggi. Abbiamo rischiato grosso, sei dietro. Io ho rischiato. Io avevo la pentola a pressione che mi fischiava in faccia. Scusa, metterei un attimo una parte di video che è stato tagliato, giusto per far vedere che anche Tom ha rischiato. Sì. Stava tentando di cuocere con la pinza un maccherone sul vapore.
Vabbè, dai, andiamo a sentire qual è stato il metodo più efficace per cuocere la pasta. Il miglior metodo alternativo per cuocere la pasta è il forno a microonde. E come sempre, il microonde si conferma l'elettrodomestico per eccellenza. Se fosse possibile sposarsi un microonde, io lo farei. A 100.000 mi piace, mi sposo un microonde. Hai già promesso più volte di sposarti. Non ho mai detto cosa. Quindi, d'ora in poi cuocete la pasta al microonde e vaffan bagno a tutte le pentole. Ci spingeremo ancora oltre, ma dopo la pausa estiva, e torneremo prestissimo. Se volete vedere come abbiamo messo sotto vuoto la pasta, vi ribadisco di andare su Around the Valley. Cioè, ma secondo te c'è qualcuno che dice vado a vedere? Guarda che è una f***a, una f***a. Beh, succhi, è stato difficile. Arriva lui, succhi l'aria da un sacchetto. È una cosa che va imparata. Ci vediamo su Around the Valley. Arriva Enzo. Cosa c'entra Enzo adesso? Prima l'inquadratura, poi le luci, poi l'audio. Fatti una vita. Cos'è sta roba? Fatti la testata sei tu? Non lo so. Non ti sto riprendendo. Scusami. Ah, prima tiri giù la telecamera. Io non ho consegnato niente qua. L'inquadratura non c'è, le luci non ci sono. Quello cos'è? Eh? Cos'è Frank, quello? Frank, mi sembra un po' esagerato.